Senza tregua, la guerra tra la polizia urbana e gli abusivi. L'offensiva dei vigili non riguarda solo i parcheggiatori, che intanto annunciano nuove vivaci proteste per strada dopo il primo blocco del traffico la scorsa settimana a Piazza Nicola Amore. Più grave in realtà appare la reazione dei venditori ambulanti, anch'essi abusivi e in particolare extracomunitari. Dopo il ferimento di 3 vigili al Vomero domenica mattina, è toccato un altro casco bianco finire all'ospedale. È accaduto ieri sera ancora al Vomero nel corso di operazioni di controllo della Polizia Municipale. Un immigrato ha aggredito uno dei vigili che ha riportato la frattura della mandibola. L'aggressione è avvenuta sotto gli occhi di centinaia di persone rimaste indifferenti al passaggio del vigile urbano. Intanto il sindaco Iervolino ha commentato il particolare lavoro svolto in questo periodo dalla Polizia Municipale. I vigili stanno facendo miracoli da tutti i punti di vista. Ricordatevi sempre che abbiamo un corpo di vigili urbani sostanzialmente anziano che diciamo negli ultimi anni non sempre era stato presente sulla strada. Adesso, età o non età, sono presenti sulla strada, stanno cercando di affrontare un settore alla volta, anche diciamo fenomeni radicati, perché i parcheggiatori, io abito al Porto, non abito a Posillipo, insomma sono un fenomeno radicato anche nella storia del mio quartiere, e prima o poi, piuttosto prima che poi, si stringerà anche il controllo sui cimiteri, che peraltro, come vi ricordate, l'assessore Caputi, il piano cimiteriale, il potenziamento dei cimiteri di periferia, si è già fatto tanto, e che non significa che non ci sia altrettanto e forse di più da fare.